Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Allora, torno indietro di forse 15 anni, erano 15 anni che non lo facevo più, però quest'anno ho deciso di rifarlo, anche per farvi vedere un attimino come funziona. E questo video vi parla un po' del Germibox, un box di germinazione, né più né meno. Siamo a gennaio, a fine gennaio, è tempo per me di cominciare a provare a mettere i peperoni. Siamo in casa, col mio angolo di coltivazione in casa, di germinazione più che altro. I peperoni richiedono parecchia temperatura e parecchio tempo per germinare, quindi comincio in casa, perché se comincio a marzo, arrivo ad agosto che ancora non li ho. Un metodo semplice a portata di tutti per avere la germinazione dei semi senza necessariamente doverli immergere prima in camomilla, cosa che sto facendo con un altro tipo di semi, è quello di utilizzare una scatolina come questa. Questa era una scatolina dei pomodori, si comprano al supermercato, con la fortuna di averla già preforata sopra, altrimenti bisogna fare dei fori per il cambio dell'aria, è tutta forata intorno, e qualche foro sotto che va benissimo. Questa scatolina qui all'interno creerà un microclima apposta adatto per la germinazione di tutti i semi. Io parto dai peperoni perché sono i primi e i più lunghi. Se fossimo a marzo comincerei con i pomodori eventualmente qua dentro. Allora, abbiamo bisogno soltanto di una scatolina, abbiamo bisogno di 4-5 strati di Scox. Ho cambiato inquadratura perché si vede meglio. Li facciamo a misura. In modo da avere un po' di strati. Ho visto gente che li fa fino a 10 strati, ma io penso che 5 siano più che sufficienti. Facciamo ancora uno. Poi non ne farò molti di peperoni, dal momento che ce li ho sia rossi che gialli, divido in due. Mettiamo i rossi da una parte e i gialli dall'altra. Ecco qua. Ovviamente poi è importante non muovere la scatolina perché sennò poi perdiamo tutto quello che è la posizione dei semi. Bagniamo allora l'acqua. Vi ho fatto già un video l'anno scorso sull'importanza dell'acqua. L'acqua deve essere senza cloro e a temperatura ambiente. Io ho la fortuna di avere un depuratore a osmosi inversa in casa, quindi uso quella. La faccio decantare un paio d'ore in casa, così raggiunge la temperatura ambiente e ho risolto il problema. Se avete solo l'acqua del rubinetto, il consiglio che vi do è di metterlo la sera prima aperto, senza il tappo sopra, in modo tale che evapori il cloro e raggiunga la temperatura ambiente, è molto importante. Voilà, non deve colare l'acqua, eh. È la prima volta che acquisto i semi al mondo dei semi, mi è piaciuto molto il confezionamento, è la prova di umidità, magari fateci un salto ben fornito, non è sponsorizzato, li ho comprati i semi, mi sono trovato bene, ve lo dico. Metto a spaglio. C'è poi la possibilità di richiudere la confezione, molto comoda. Allora, bisogna separarli un po', lasciare il loro spazio. Questo è il peperone quadrato giallo, Dusty. Ah, mentre questo è giallo e rosso, eh. Adesso con lo spruzzino, un'altra spruzzata. Ok, adesso il lavoro da fare è questo, chiudere e ogni giorno venire a vedere soltanto lo stato di umidità dello Scottex. Se va tutto bene, nonostante siano semi molto duri, nel giro di 4-5 giorni, 7 giorni, dovremmo vedere le prime radichette uscire dai più teneri. Ora, dove posizionare il Germibox?
questo box qua. Ci vuole per i peperoni una temperatura costante di circa 22 gradi con punte di 25, ma già 22 è più che sufficiente. Io ho visto che il posto migliore dove metterlo, voi non ci crederete, ma è sopra il modem. Se avete internet a casa, se avete un router, lo posizionate sopra. La luce in questo caso è indifferente che ci sia o meno. Tanto dove c'è il modem di solito è una stanza aperta, un po' di luce arriva sempre, ma non è quello importante. L'importante è che ci sia una temperatura costante sotto. Il modem è sempre acceso generalmente nelle nostre case, quindi quello dà una temperatura costante. Mi ricordo che già anni fa feci questo esperimento e lo provai per più di qualche anno e mi trovai sempre bene. Vi sconsiglio di utilizzare il termosifone, prima perché è troppo violento, troppo caldo, secondo perché la notte tende a spegnersi, qua ci vuole una temperatura costante. Adesso lo posiziono sopra il modem e ci vediamo fra qualche giorno e vediamo un attimino sia lo stato di umidità dello Scottex che lo stato di salute dei semini. Sono passati 3 giorni circa da quando ho iniziato a mettere la vaschetta sopra il modem. Allora, la temperatura, come dicevo, è costante, tanto che ho notato che bisogna inumidire lo Scottex 2 volte al giorno, mattina e sera. Se lo si fa una volta sola, si arriva la sera che è asciutto e quindi non va bene. Vediamo un attimino. Non mi aspetto grossi risultati perché i semi dei peperoni sono veramente duri, però vediamo se c'è qualcosa. Sì, è ancora presto, dai. È ancora presto. Sì, ancora non c'è nulla, dai. Comunque l'importante è che sia umido, sempre umido, quindi come vi dicevo, 2 volte al giorno. Ci aggiorniamo fra 3-4 giorni e vediamo se abbiamo qualche radichetta da qualche seme. Allora, sono passati ora 8 giorni, ma già 6 giorni fa in realtà avevo visto gli stessi risultati. Allora, la guardiamo insieme. Vedete l'umidità che si è formata all'interno? Questo è normale perché ho misurato poco fa sul modem, sul router, ho 28 gradi costanti, che è l'ideale, è la temperatura sua proprio. Come vi dicevo, va inumidito 2 volte al giorno perché i 28 gradi fanno presto ad asciugare lo Scottex. Però guardate, guardate che spettacolo, guardate qui. Prendo uno solo, lo metto spero che si veda. Molti semi hanno fatto la radichetta, tanti tirata fuori, non tutti ovviamente. Guardate questo, sullo scuro, ecco qua, vedete? Non sono tutti pronti. Io adesso metterò a dimora nel terriccio quelli che sono pronti, che hanno tirato fuori la radichetta. Gli altri continuerò a lasciarli qui. In linea di massima sono tutti aumentati di volume, tutti, anche quelli che non hanno tirato fuori la radichetta, sono molto più grandi. Ovviamente non tutti possono germinare perché non è una scienza esatta, però adesso li mettiamo a dimora. Ho preparato già il terriccio. Se non avete seguito il video scorso e se vi chiedete cosa sono quelle palline bianche, quella è perlite. Vi rimando all'altro video, vi dico solo che serve per areggiare un po' il terreno, dare ossigeno alle radici ed evitare il ristagno idrico che farebbe marcire le radici. L'ho introdotto quest'anno, è una pietra vulcanica, tutto naturale, inerte, pH 7.0, quindi lo possiamo usare tranquillamente. Comunque vi invito a vedere l'altro video. Mi metto a favore di camera. Questi sono gli alveoli un po' più grandi, i migliori sono questi qua, dove ce ne sta uno. Ma poi per uno è sprecato, quindi ne metterò due, poi li diraderò quando sarà il momento. Faccio un foro di mezzo centimetro a occhio. Ho già bagnato tutto abbondantemente con dell'acqua che avevo fatto decantare dalla sera prima per portare la temperatura ambiente. Ora ho solo dato un'altra spruzzata per tenerlo bello umido. Allora, ci dobbiamo ricordare che questi sono i gialli. Se si riesce a mettere la radichetta verso il fondo è meglio, perché poi la piantina uscirà dalla parte del seme. La radichetta ovviamente andrà verso il fondo. E li copro con veramente un velo di terra, pochi millimetri. Questo è andato fin troppo in fondo, lo coprirò di meno. Ce ne sono andati due. Come vi dicevo, preferisco lo Scottex perché non lascia i peluchi. Col cotone il risultato è lo stesso, ma poi da togliere ogni singolo semino è un po'
me non piace perché si tende a sfaldare il cotone e viene via a pezzi. Non è che fa male alle piantine, però a me non piace. Poi è una vostra scelta. Ok, terminato questi due alveoli, poi vado avanti da solo. In realtà non c'è più molto da mettere, forse un paio. Aspetto ancora qualche giorno. Dopodiché chiudo semplicemente cercando di coprire proprio con un velo di terra, ma proprio poca poca. Come vi ho detto l'altra volta, se l'avete seguito, se non lo ripeto in questo momento, ora la terra è molto bagnata perché ho fatto quell'operazione lì. Da domani in poi la tasterò, vedrò un po' com'è e se è asciutta gli darò un paio di spruzzate con lo spruzzino, non va più bagnata come in questo momento, insomma. Ok, questo plateau verrà riscaldato dal basso con una resistenza che terrà il terriccio a una temperatura costante di 24 gradi, l'ho impostato così. Nel prossimo video vi faccio vedere il setup che ho fatto quest'anno in casa per tenere le prime semine a temperatura costante e con la lampada LED a spettro completo dell'agnello che vi ho fatto vedere il video l'altra volta. Bene, dai, io l'ho chiamata Germibox, se la potete chiamare come volete voi. È una scatolina di plastica con un po' di Scottex e sotto una temperatura costante, in questo caso 28 gradi, ma se ne avete 25 va bene uguale. Evitate il termosifone come la peste, perché di notte si raffredda e di giorno scalda troppo. Come vi dicevo, il riscaldatore ideale, suo malgrado, è proprio il modem. Se ne avete uno in casa, mettetela sopra, state tranquilli, perché è la cosa migliore. Bene, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Se vi è piaciuto il video, se vi può essere stato d'aiuto, mettete un like. Se non vi è piaciuto, mettete il pollice in giù, va bene lo stesso. Iscrivetevi al canale se vi fa piacere, poi attivate la campanella, così ogni giovedì avrete la notifica del mio nuovo video. A volte ne pubblico uno in più, anche magari il lunedì, quindi se siete iscritti vi arriva la notifica, non ve lo perdete, se vi fa piacere ovviamente. Se no, non importa. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.